Ormai tutti la chiamano l'oro verde. Si tratta della molecola di cannabis che l'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze, unico ente in Italia, sta utilizzando da anni per creare medicinali per uso terapeutico. Abbiamo incominciato a produrre 5 farmaci che non si trovano più sul mercato in lotti di tipo industriale per il trattamento di circa 2000 pazienti. È un'officina medicinale che può costruire farmaci senza avere un interesse in realtà di guadagnare, ma soltanto di sostenersi. E quindi come tale tutti noi vorremmo pensare che nel futuro le terapie, soprattutto le terapie per le malattie rare, potessero essere costruite all'interno di una realtà che vuole soltanto aiutare i pazienti. Il know-how dell'Istituto d'Eccellenza Fiorentino offre soluzioni anche per chi è affetto da patologie rare e rarissime. La cosa interessante è che alcuni di questi, tipo la mexiletina, servono per curare qualche centinaio di pazienti, ma abbiamo dalla parte opposta un farmaco come la colestiramina, che è fondamentale per il trattamento della sindrome di Krieger-Najar e che conta in Italia solo di 18 pazienti e che hanno assoluta necessità di questo farmaco. Malattie che colpiscono una persona ogni 5.000 e dalle quali è importante garantire una risposta terapeutica. Cercare di garantire a chiunque oggi si trova in difficoltà, soprattutto in alcune patologie che purtroppo hanno un esito non certamente felice, quello di trovare un sistema, un modo di garantire una continuità e una dignità, soprattutto quando ci troviamo di fronte a situazioni irreparabili. Il tema centrale del convegno svolto a Firenze ha messo in luce l'importanza degli investimenti sulla ricerca, in particolare sui farmaci orfani, che finalmente restituiscono dignità a moltissime persone. Da bambina salire sul pullman era sempre uno strazio. Mi chiamavano handicappata, mi spingevano. Gli spintoni me li davano anche gli adulti quando uscendo dal metrò facevo le scale. Ero lenta. Non vi dico lo strazio dell'ora di educazione fisica, quando era in voga l'atletica, il basket, la pallavolo, tutti sport che io non potevo praticare. Ho voluto provare la mexiletina. Sono entrata nel protocollo di sperimentazione e vi garantisco che in questi 7 anni la mia vita è completamente cambiata. Ora mi sento una persona normale. Cristina è affetta da ipoparatiroidismo primitivo. La sua diagnosi è arrivata solo recentemente e solo dopo un lungo percorso di sofferenza fisica e morale. Ho avuto la diagnosi nel 2015. Questo perché nessun medico ha mai associato i miei sintomi, dolori, parestesie, a una malattia. E questo ha comportato dei ritardi, ha comportato che io non potessi avere una diagnosi e una terapia, ha comportato che avessi degli strappi muscolari che facevano fatica a guarire, fino a trovare la diagnosi in internet, leggendo dei libri, e da lì sono riuscita ad arrivare al medico che mi ha in cura, la dottoressa che mi ha in cura, e avere una diagnosi finalmente. Sviluppare la ricerca sulle malattie rare dell'osso è l'obiettivo di Firmolab, il laboratorio nato in partenariato con l'Istituto Farmaceutico Militare. Un laboratorio di ricerca che si vuole occupare di disordini della mineralizzazione, quindi quelle malattie che alterano lo scheletro, sono parte della grande famiglia delle malattie rare dell'osso, che sono oltre 400, e noi ci occuperemo di una parte di queste e soprattutto cercheremo di trovare dei target nuovi anche in malattie che oggi sono conosciuti.